Paolo Putti, capogruppo di Effetto Genova in Consiglio Comunale, fuoriuscito del Movimento 5 Stelle. Lei era ancora abilitato a questo voto online? Onestamente non lo so, però credo di sì. Dico non lo so perché non sono andato a vedere se ho ricevuto l'invito al voto che viene mandato a tutti i cosi. Non ero interessato e quindi non mi sembrava utile farlo, perciò non lo so. Però credo di sì perché so che tanti che conosco anche sono stati abilitati, quindi non è d'altronde legato all'iscrizione al blog di una persona, non al fatto che uno abbia criticato il blog o Grillo, il movimento, e grazie a Dio non è collegato a quello, sennò davvero sarebbe stato inaccettabile il fatto che se tu critichi qualcuno e una posizione diversa vieni subito eliso dall'iscrizione. Quindi così è. Ora, in realtà poi mi sembra che gli ultimi avvenimenti vadano più verso questa mia visione drammatica dell'ultimo momento, però fino ad allora il voto non era così. Pirondini su Facebook aveva scritto che appunto erano abilitati al voto online anche persone che facevano parte ormai di altre liste palesemente contrari, diciamo, al movimento. Ecco, ma chi doveva vigilare su queste iscrizioni? Allora, uno non so, Pirondini avrà vigilato, evidentemente se aveva questi dati prima che tutti si vede che era lui incaricato di vigilare, se no normalmente io credevo che il garante fosse Grillo e quindi in qualche modo lui, al limite poi in subordine o assieme a lui i probiviri, queste creature mitologiche, però non so, credo che fosse così la cosa. Devo dire che tra le tante cose per cui mi dà un po' fastidio il movimento in questi tempi è che mi costringe a volte ad apprezzare persino delle cose che fa il PD, le poche cose che fa il PD, cioè tipo le primarie, il PD fa votare i cittadini e non, come dire, quelli schierati con te. In questo caso ci sono queste grosse restrizioni, scelte, non le discuto, ognuno fa le sue, quindi però è così. Adesso onestamente questi ultimi avvenimenti mi danno molta tristezza perché comunque si era espressa una città con fatica, con appunto un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Io non condividevo comunque il progetto del movimento, non l'avrei condiviso, non l'avrei appoggiato, anzi se potevo avrei lavorato a un altro progetto per la città perché conoscevo purtroppo i grossi limiti di questo. Avrebbero potuto tranquillamente, come era democratico fare, far andare avanti questo percorso qua. Invece hanno fatto un'altra scelta, davvero triste dal punto di vista democratico. Ma secondo lei cosa sta succedendo nel movimento? Questa scelta kamikaze è forse la spia del fatto che non vogliono in realtà governare questo comune così in difficoltà? Ma questo è il pensiero di tanti che si occupano di politica, eccetera, che fanno riflessioni. Io non sono così, come dire, politologo e quindi non mi avventuro in queste riflessioni. Il dato per me invece più evidente, molto più bovino, come mi considero, è che c'è una forte stretta assolutistica e di controllo totale all'interno del movimento, che è quella da cui io sono scappato e a tanti altri con me sono scappati perché diventava qualcosa di assolutamente contrario a tutto quello in cui crediamo eticamente dal punto di vista della libertà di espressione, dal punto di vista della partecipazione, dal punto di vista della cittadinanza e della cura della comunità. Quindi io guardo più quella parte lì che mi fa paura, mi fa molto paura. Parliamo di Effetto Genova, con chi state dialogando per queste amministrative, se state dialogando con qualcuno? Allora, cerchiamo di dialogare con la città, quindi abbiamo invitato e abbiamo accolto gli inviti di tanti pezzi di città diversi, da semplici e singoli cittadini a gruppi di cittadini, ad associazioni, a movimenti politici, a piccoli o medi partiti politici che ci hanno invitato al dialogo. Appunto, per noi era importante parlare con la città e capire se questa città riesce ad esprimere delle persone competenti per bene e con una visione
nuova della città che abbiano voglia di accettare questa scommessa e di affrontarla. È chiaro che è una cosa difficile perché Genova è una città che non ha mai, diciamo, votato a pieno una lista veramente civica, ha sempre sostenuto qualcosa che comunque dietro aveva dei marchi, no? Facciamo difficoltà ad allontanarci dai prodotti di marca, come dire, e invece questa vorrebbe essere un'avventura assolutamente laica da quel punto di vista. Incontrare persone che siano brave, che abbiano delle alte competenze, che abbiano voglia di mettere a disposizione della città per un periodo breve, 4-5 anni, come appunto 5 anni il mandato, e sulla base di questo costruire un gruppo coinvolgendo i cittadini che si propone di governare la città. È una cosa per me affascinante, però bisogna vedere se è realizzabile, nel senso che se non si trovano non voglio e non vogliamo noi di Effetto Genova partecipare a qualcosa di arraffazzonato per farlo. Non abbiamo bisogno di partecipare ad elezioni, non abbiamo bisogno di rientrare nelle istituzioni, apprezziamo le istituzioni, le stimiamo profondamente, ma da cittadini potremmo fare benissimo comunque il nostro pezzetto di vita politica che fanno tanti cittadini in tutta Genova. Le ripropongo la domanda che le ho fatto un mesetto fa, pensa di candidarsi? Allora, io non ho in questo momento intenzione di candidarmi perché, come ho già detto, sto cercando insieme a tanti altri di costruire un progetto per la città che metta le risorse umane migliori e più importanti a svolgere ruoli chiave come questo. Io, come ho già detto, credo di avere dei limiti, poi può darsi nella vita, si dice che si impara fino alla morte, quindi può darsi che imparerò e che magari scopra che invece voglio dedicarmi a questa cosa perché ho acquisito nuove competenze, ma in questo momento non vorrei proprio di non farlo. E non è cambiato niente, diciamo, in questi ultimi tempi? L'unica cosa che è cambiata è che ho ricevuto gli attestati di stima di tantissime persone e tantissime persone me l'hanno chiesto. E dico questo solo per ringraziarli della stima che mi hanno dato e anche, come dire, a volte con richieste, come dire, abbiamo bisogno di te, la città ha bisogno di te, eccetera, quindi che sicuramente toccano la tentazione a dire cavoli, però se in effetti c'è bisogno di me io mi tiro indietro. Però sto cercando di far forza su di me, di resistere a questa cosa, perché effettivamente se troviamo qualcuno migliore per me, cioè, e voglio trovarlo, è importante presentare la persona migliore. Grazie.